Perché studi le emozioni, proprio le emozioni? Allora, come ti ho raccontato, è stato un po' quasi per caso, per gioco che mi sono trovato lì, ma soprattutto credo che la scintilla sia nata dal fatto che all'epoca non esisteva ancora, ti parlo del 2002, 2003, 2004, non esisteva un modo scientifico per misurare l'emozione. E da lì questa scintilla si è trasformata in sfida. Perché? Quindi è come se ti avessero detto: no, questo non si può fare, non c'è. E tu, per spirito di contraddizione, hai detto: no, aspetta, e mo mi ci fisso. Bravissimo. È un po' come se non è che qualcuno avesse detto no, non si può fare, non c'è. È che risultava molto difficile, nel senso che tanti ricercatori avevano tentato prima di me di fare questo, e ti parlo dei grandi padri fondatori della psicologia, no? Però il fatto che ancora nessuno fosse arrivato a, come dire, a trovare un punto fermo, a mettere un punto fermo per misurare l'emozione, che sembrava comunque una mission impossible, questa cosa qui mi ha fatto venire una grande voglia, un po' di cimentarmi, di mettermi alla prova e di dire: vediamo se ci riusciamo, vediamo se riusciamo a risolvere questo rebus, questo enigma, se davvero è impossibile o se invece piano piano ci si può arrivare. Però, correggimi se sbaglio, cioè l'emozione è un qualcosa di, almeno da come l'ho compresa io nei miei studi, nelle mie prove, perché ogni progettista poi cerca di comprendere e di arrivare a, non dico una soluzione, però comunque a un pseudo pattern, un proto pattern, insomma, non avendo a disposizione tutti i sensori, le strumentazioni che puoi avere tu, o che puoi aver visto tu. Essendo l'emozione un qualcosa di così estremamente complesso, che poi ne stiamo parlando perché è alla base dell'esperienza utente, è alla base della progettazione, è alla base del design, quindi è un qualcosa di estremamente importante. L'emozione è, come dicevi qualche giorno fa, mentre parlavamo privatamente, è il driver che porta a, permettetemi di dirlo, all'acquisto, al consumo, alla conversione. L'emozione è la chiave. Però l'emozione è un qualcosa di estremamente variabile, proprio di per sé è variabile, è assolutamente un qualcosa di soggettivo, poi la vedremo meglio in qualche altra domanda, ce ne parlerai un po' meglio. Però la domanda che ti voglio fare è questa. Cioè, va bene lo spirito di contraddizione, va bene il fatto di no, non lo puoi fare, non c'è, e allora tu dici no. Quando si è ragazzi, poi nel senso si pensa di essere potentissimi, dei supereroi, quindi uno dice no, ci devo riuscire io. Però l'emozione cioè, ti ha affascinato, per forza di cose, credo. Allora, mi ha affascinato, ma soprattutto considera che non è staccato dal discorso, dal grande tema della tecnologia, cioè praticamente la possibilità di entrare nel corpo senza toccarlo. Wow. Cioè, capisci che è stata un po' la strada insomma, per scoprire che c'è tutto un mondo all'interno del nostro corpo, no? La pelle, immagina che sia una specie di sacco che contiene qualcosa, no? E questo qualcosa noi non lo vediamo mai. Lo vediamo magari sugli atlanti di anatomia, ne sentiamo parlare, e invece lì erano un po', come dire, i primi passi di queste tecnologie che fotografano l'interno del nostro corpo e ci fanno vedere cosa c'è dentro in vivo e in real time. Capisci? E questo tema qua, affiancato a quello dell'emozione, insomma, è stato un po', come dire, un attrattore fortissimo, perché
era un po' come dire ancora tutti gli inizi, la risonanza magnetica, il fatto che si stessero scoprendo nel cervello i centri emotivi, le amigdale che si attivano quando una persona si emoziona o quando vede degli stimoli emotigeni. E insomma, hai visto che il sistema limbico, il sistema al centro del cervello, sottocorticale, nella profondità del cervello, i padri fondatori li avevano chiamato sistema limbico perché non sapevano che funzione avesse questa parte qua del cervello, era un limbo, no? E caspita, la possibilità di svelare e di rivelare invece cosa contenesse questo sistema limbico. E sapevamo che correlava con gli stati emotivi, con le reazioni, ma non sapevamo niente, né come né perché. Sembrava veramente un'avventura troppo avvincente per dedicarsi ad altre cose, che ne so, ai sistemi, alle reazioni cognitive, al linguaggio, al pensiero, al calcolo, magari alle reazioni motorie, neuromotorie. Ma E anche perché poi. i tuoi occhi in quel momento non erano gli occhi di un progettista, perché tu dopo, molto dopo, sei diventato un progettista. Cioè, erano gli occhi di Vero. uno psicologo quasi, o Erano comunque gli di occhi di uno un... psicologo neolaureato che Sì. aveva visto, come dire, o intravisto in questo tema della psicofisiologia prima e delle neuroscienze dopo, aveva intravisto una prova tangibile di un'esperienza intangibile. C'era un Ti po' voglio come fare. tentare di unire due mondi, no? Il Sì, mondo però. dell'inafferrabile con qualcosa che invece era toccabile, Voglio farti una misurabile. domanda che Vai. mi sorge subito, ma non Certo. è questa nostra voglia di avere. Cioè, vorrei capire se c'entra un po' questo che ho pensato, non è la nostra voglia di avere un po' tutto sotto controllo e quindi tu dici, visto che l'emozione è quella, dico cosa, ma no, insomma, perché non troverei forse il modo, è quella cosa che è talmente irraggiungibile, talmente liquida, che cambia addirittura in base all'esperienza, perché la mia, mettiamo, felicità, la mia tristezza di oggi potrebbe non essere la mia tristezza di domani, e quindi è un qualcosa che cambia in base anche all'esperienza. Avere davanti un qualcosa di così impossibile ti ha un po' stimolato quella parte di controllo e dici no, adesso la controllo io, adesso cerco di controllarla io. Allora, la tua è un'ottima domanda, quasi una chiave, permettimi l'espressione psicanalitica. L'altra mia anima, come dire, l'altra grande mia passione, perché purtroppo, insomma, a me la psicologia piace tutta, no? C'è la ricerca scientifica, il tema delle neuroscienze, la psicofisiologia, però, nonostante, diciamo, aver deciso e di aver investito forse di più su questa parte, a me piaceva tantissimo anche la psicologia clinica, no? E quindi, diciamo, una volta tornato dall'America, oltre a concludere i miei studi di dottorato, ho fatto anche una scuola di specialità in psicoterapia e mi sono molto appassionato e anche per anni ho lavorato, con pazienti in ospedali. E ho avuto anche la possibilità di farlo psicologo clinico ed effettivamente la tua domanda c'entra un argomento caldo che è quello del controllo delle proprie emozioni, insomma, e chiaramente quando uno poi decide di fare un percorso per diventare psicoterapeuta, deve fare anche un percorso personale su di sé perché aiutare gli altri. Per non rischiare di non accorgerti, di magari influenzarli con dei temi che sono più tuoi anziché del paziente, devi fare un lavoro su te stesso in cui tu vedi un po' alcuni tuoi limiti, alcune tue debolezze e cerchi di metterci mano e di diventarne più consapevole, no? Ed effettivamente io ricordo che uno dei miei maestri mi insegnò anche, come dire, a migliorare la mia gestione delle mie emozioni perché io tendevo a essere anche abbastanza impulsivo, insomma, a volte, insomma, le mie emozioni
non le tenevo sotto controllo e io sicuramente sono una persona che vorrebbe tenere più al controllo che non, come dire, a lasciarsi andare. Questo tema può essere un mio tema personale, ci può stare e magari attraverso tutte queste ricerche è un po' come se cercassi anch'io di migliorare la mia gestione delle mie emozioni. E infatti, quando tu a un certo punto hai detto che l'emozione è il driver principale, mi è venuta voglia di fare un attimo, correggere un pochino il tiro e dire che in realtà il cervello ha come due sistemi, no? Che sono integrati, strettamente connessi. C'è questo cervello primitivo, antico al centro, che è più emotivo, ma poi c'è il cervello che ci sta sopra, tutta la neocorteccia, che sfrutta di più un sistema di natura analitica, è più lento a entrare in azione, richiede più informazioni, ma ha una natura molto più cognitiva e processa le informazioni attraverso il paragone, attraverso, come dire, la programmazione, quindi rimandare ad una situazione futura la reazione che invece uno vorrebbe fare immediatamente. E quindi, diciamo, poi sia attraverso il mio percorso personale, sia attraverso la ricerca, ho scoperto che l'emozione, diciamo, è uno dei driver, ma riuscendo ad abbinare l'emozione con la cognizione, diciamo, raggiungeremmo la chiusura del cerchio. Quindi è vero che Volevo, sì, vai. scusa. No, mi era venuto in mente che questo discorso della mania di controllo, comunque di avere tutto sotto controllo, è propria dei progettisti. E quindi mi sono detto, quella vena che era uscita fuori magari quando avevi, io appena finito l'università, Mi sono laureato nel poteva essere. 2001. Ho iniziato a lavorare allo Logico nel 2002-2003. Quindi praticamente era quasi. 25-26 anni. Però avevi già iniziato a pensare come un progettista, perché stavi cercando di mettere le cose un po' in ordine. Allora, una cosa che poi ho scoperto in tutti gli anni successivi è che comunque, appunto, l'emozione è uno dei driver principali, ma non è l'unico, che determina un'esperienza, no? Certo. Ma l'esperienza è davvero, come dire, il sacro graal che tutti i gruppi di ricerca cercano di raggiungere, ma è difficile, insomma, come dire, determinare un'esperienza, caratterizzare un'esperienza, no? Rendere tangibile un'esperienza. Davvero siamo ai limiti della scienza e delle nostre possibilità. Vero è che anche l'esperienza, per quanto sembri intangibile, è comunque determinata da caratteristiche che sono palpabili, no? Sono toccabili, perché anche la luce che colpisce i nostri occhi è portata da fotoni, sono da particelle, e quindi in qualche modo è reificata dalle caratteristiche dell'ambiente, degli stimoli. Per cui, per quanto sia difficile ed estremamente anche sfidante riuscire a valutare un'esperienza, credo che, insomma, pian piano qualcuno ci riesce, magari qualche progettista è particolarmente più bravo, più brillante. Mi fa piacere che c'è condiviso questo tratto di tenere tutto sotto controllo, e effettivamente il controllo è lo zeitgeist della nostra epoca, no? Il Mamma mia. controllo. Ma